Un consiglio comunale straordinario, quello di ieri a Pescara, che ha riempito l'aula. La sala non riusciva a contenere tutti, oltre ai consiglieri, i comitati, le associazioni, i cittadini. Consiglio richiesto dalle opposizioni alla luce dell'inchiesta su presunte tangenti negli appalti e droga, inchiesta nella quale sono stati coinvolti il dirigente Trisi ed altre 3 persone. In consiglio erano presenti anche alcuni deputati. Impossibile contenere fischi e schiamazzi, tanto che il presidente Marcello Antonelli è stato costretto a far intervenire i vigili, poi l'approvazione di 2 ordini del giorno. Uno di maggioranza che invita sindaco e giunta a proseguire nelle attività tecniche e amministrative in corso con la massima attenzione e celerità rispetto a tutto il comparto dei lavori pubblici, garantendo la realizzazione delle opere finanziate con il PNR, e l'altro della minoranza a costituire il comune parte civile in caso di procedimento penale e a valutare la richiesta di risarcimento danni a carico di eventuali condannati. Le opposizioni chiedono a gran voce le dimissioni del sindaco Masci, che però respinge al mittente. Erika Alessandrini, Movimento 5 Stelle, il primo cittadino di Pescara Masci. La città è stata completamente esclusa per questi 4 anni da tutto quello che ha riguardato il PNRR e troppi lavori, proprio dei lavori pubblici, troppe esigenze della città sono state taciute, la città non è stata resa partecipe e oggi il sindaco deve prendersi la responsabilità di tutto quello che non ha fatto in questi 4 anni. Ed è un consiglio in cui noi continuiamo a reiterare la profonda richiesta di dimissioni. Ormai Carlo Masci non è già più il sindaco della nostra città, ha tradito la fiducia che la città aveva riposto in lui, ammettendo di non essersi accorto di nulla rispetto alle indagini che poi sono emerse. È l'ammissione di incapacità, quindi lui, la sua giunta e tutta la maggioranza di centrodestra è ora che tornino a casa. Ma a dimettersi Masci non ci pensa proprio, anzi contrattacca. Lo dice l'opposizione, che spera di prendere il mio posto, ma questo succederà, se succederà, ma non credo, l'anno prossimo, quando ci saranno le elezioni, in cui tutti i cittadini si potranno esprimere, non soltanto gli amici che oggi sono in consiglio dell'opposizione, che protestano legittimamente perché non sono contenti, ma un sindaco non può accontentare tutti quanti, può accontentare la maggioranza dei cittadini che poi vota liberamente. D'altronde 4 anni fa io sono stato eletto con una maggioranza schiacciante, abbiamo affrontato una stagione difficilissima, credo che l'abbiamo affrontata bene, oggi arriveremo l'anno prossimo con tantissimi lavori fatti e in corso che saranno quelli che segneranno il prossimo futuro della città.